Thank you. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il magazine di Telecosta Smeralda e nella settimana dedicata a Gigi Riva. Oggi vi parleremo di un treno a lui dedicato che parte da Monserrato e arriva a Mandas e parleremo anche dell'iniziativa dell'Unione Sarda, è stato allestito nel planetario Il cielo della notte in cui nacque Rombo di Tuono 80 anni fa. Voleremo poi a Modena per l'assegnazione delle stelle Michelin, quattro le riconferme per la Sardegna, spazio al turismo con la festa della Cagliari Cruisport per l'arrivo del passeggero numero 5. 500.000. Ci trasferiremo a Sassari dove è in corso il Sardegna Film Festival dedicato all'animazione e poi a Sinai nel fine settimana ci sarà una manifestazione dedicata all'arte, alla cultura e all'artigianato e infine la nostra cartolina dedicata a Sant'Antio. Ma partiamo subito con i servizi. Continua la settimana dedicata a Gigi Riva, la stazione di Monserrato. Uh, un treno fermo eh, che partirà per Mandas dedicato a Gigi Riva. 11.37, il suono della sirena è la partenza. Stazione San Gotardo, Monserrato, è la settimana non sarà mai come tutte le altre, e la retorica in questo caso, solo in questo, non c'entra. C'entra invece il ricordo, la memoria e l'affetto, dove quest'ultimo è certificato da tutta una serie di iniziative, abbracci, appunto. Iniziati, iniziati ieri all'Unione Sarda, che ha dato il via alla festa, una festa a sorpresa per un compleanno molto, molto, molto speciale, Dedicato, dedicato al mito, a Gigi. E allora, ecco il treno, è la sua foto con lo sguardo fiero. Un omaggio, un abbraccio dell'amministrazione che, in collaborazione con l'Ast, ricorda il mito. Da oggi parte la comunità d'orribile da Monserrato, porta la Mantas. Stanotte il palazzo comunale sarà tinto di. Rosso Blu per guardare la nascita, lo della nascita, mentre del sabato sul treno di Riva si arriverà a Manda dove sarà inaugurata la piazza di Girriva, la prima in Italia intitolata Campione, con una statua realizzata dall'artista Mario Manda. Quindi, una settimana che noi chiamiamo Settimana Rosso Blu, omaggio a Girriva. Continua dunque la settimana di celebrazioni, ricordi, incontri, abbracci e tante altre iniziative legate a quel nome Luigi e a quel cognome Riva, al bomber, al bomber di tutti i tempi da una parte e che parte e dall'altra all'uomo. E quella voluta dal primo cittadino di Mandas è solo la prima. In agenda ci sono tanti eventi culturali e iniziative, altre legate al campione del mondo del calcio. E sabato alle 11 l'intitolazione della prima piazza in Italia dedicata dal comune all'uomo verticale. Il servizio era firmato da Nicola Pisu e adesso Roberto Carta ci porta invece al planetario dell'Unione Sarda che propone la proiezione del cielo della notte in cui Riva nacque 80 anni fa. Un cielo diventato leggenda è quello del 7 novembre 1944 che 80 anni fa vide nascere Gigi Riva sotto le stelle di Leggiuno, nella notte in cui è iniziata la storia del mito, la storia del bomber che trascinò il Cagliari a vincere lo scudetto del 1970 e dell'uomo che scelse di diventare sardo. In occasione della Gigi Riva Football Week, la settimana che celebra gli 80 anni della nascita del bomber, il cielo di quella notte di leggiuno rivive nuovamente al Planetario dell'Unione Sarda che proporrà fino a domenica la proiezione della volta celeste del 7 novembre 1944. Andremo a vedere il cielo della nascita di Gigi Riva, esattamente come lo vide lui quando arrivò sul pianeta Terra nella notte del 7 novembre del 1944, ma non qui da Cagliari, dal suo luogo di nascita, un luogo più a nord, nella provincia di Varese. Vedremo la Luna, che è protagonista in parte di quella notte, i pianeti osservabili. Vedremo poi una grande storia che ci accompagna in questi notti d'autunno, che è la storia di Andromeda, che viene salvata da Perseo, un grande affresco che Gigi aveva sopra la sua testa, che racconta di un eroe leggendario e in fondo anche lui è diventato un eroe leggendario. Un cielo, quello del 7 novembre 1944, che non poteva che essere speciale. Credo che proprio la presenza di un eroe che salva diciamo, una principessa è forse stato un buon auspicio per lui, un combattente come lui. Ci spostiamo a Modena dove ieri è, stato, sono, è stata la volta delle stelle Michelin, quattro quelle assegnate alla Sardegna, si tratta di una riconferma, due per quelle perse e per la chiusura di locali storici. Le stelle 2025 della più famosa guida ai ristoranti Michelin sono state assegnate a Modena con una cerimonia interamente dedicata al buon cibo e alla creatività della cucina italiana. Per la Sardegna nessun nuovo ingresso, ma solo riconferme quattro le stelle dell'isola, due in meno rispetto allo scorso anno per la chiusura di due ristoranti, uno dei quali lo storico Corsaro di Cagliari, che ha visto tra i suoi tavoli politici VIP, elite cittadine coppie innamorate, non ce l'ha fatta, nonostante la stella Michelin, che vale tanto, ma non è sempre sinonimo di buoni incassi. Un evento, quello di Modena, è arrivato alla sua settantesima edizione, che è il più attuale, teso dell'anno, almeno per chi ruota intorno al mondo della cucina, del buon cibo e dei viaggi. Le stelle sarde riconfermate sono andate ai Fradis Minoris di Nora con il sassarese Franco Starei Fornelli, unico chef sardo ad aver ottenuto il riconoscimento a Italo Bassi, della Confusion di Porto Cervo, a Luigi Bergeretto, del Fuoco Sacro di San Pantaleo e a Gusto Bai Sadler di San Teodoro. Ottenere la stella Michelin significa molto, perché è un valore aggiunto riconosciuto universalmente. Le stelle Michelin vengono assegnate ai locali attraverso la valutazione di cinque criteri. Gli ispettori valutano anche l'armonia e l'equilibrio dei sapori, la personalità dello chef e la coerenza nel tempo e del menù. Una stella, come si legge sul sito della guida Michelin, viene assegnata ai ristoranti che utilizzano ingredienti di prima qualità, dove i piatti, dai sapori distinti, sono preparati secondo uno standard costantemente elevato. Le due stelle indicano che la personalità e il talento dello chef traspaiono chiaramente dai suoi piatti. La cucina è raffinata e ispirata. Le tre stelle vengono assegnate alla cucina superlativa di chef all'apice della loro carriera. L'altra faccia della medaglia. È che a fronte di un grande impegno. Non sempre i clienti rispondono, e spesso, nonostante la stella Michelin, il ristorante o il ristoratore è costretto a fare altre scelte. E adesso andiamo ai festeggiamenti della Cagliari Cruisport per l'arrivo del 500 millesimo, 500.000 millesimo passeggero. Mezzo milione di croceristi, il porto di Cagliari ha festeggiato lo storico traguardo premiando il passeggero numero 500.000 sbarcato nel capoluogo. Il Fortunato, un turista calabrese, ha ricevuto al suo arrivo due biglietti aerei per tornare a Cagliari e un soggiorno per due persone per conoscere meglio la città. Una città che continua anche a novembre a fare il pieno di crociere come dimostrano le tre navi contemporaneamente in porto. Rispetto allo scorso anno, sono 76 gli accosti in più, per un totale di 178 navi da crociera sbarcate a Cagliari. Per la prima volta ci sono anche gli scali nei mesi invernali, che garantiscono un'importante ricaduta economica per il territorio distribuito in tutto l'arco dell'anno. Il capoluogo ha inoltre fatto registrare un incremento superiore al 50% dei turisti arrivati grazie alle crociere e il traguardo del mezzo milione di croceristi rappresenta un record per la Cagliari Cruise Port che entro la fine dell'anno prevede di chiudere vicino a quota 700.000. Andiamo a Sassari dove entra nel vivo il diciannovesimo Sardinia Film Festival, un festival dedicato all'animazione, ce ne parla Nicola Pisu. La Sardegna dentro, l'isola al centro, è nel centro di una visione di promozione e valorizzazione dei luoghi, a questo aggiungiamo la magia del cinema. E eh, allora ecco il Sardinia Film Festival interamente dedicato al cinema d'animazione. Si insegna cinema attraverso una delle modalità più in auge adesso tra i giovani che è quella dell'animazione. Questo è un ambito della cultura che va sostenuto, va rilanciato. A Sassari abbiamo attività di questo tipo che insomma, eh, ci sono da tantissimi anni. Quattro giorni di appuntamenti di proiezioni di capolavori di animazione sardi e internazionali, incontri con gli autori, laboratori di stop motion, collaborazioni con le scuole e altri mondi. Una grande opportunità per tutta la comunità scolastica di arricchire l'offerta formativa di un aspetto che ancora non avevamo curato, il coinvolgimento delle classi della scuola primaria. E ancora la versione dei ragazzi con cinque lungometraggi di animazione europei. Quindi abbiamo voluto portare ai bambini la storia di Sassari. Abbiamo... Studiato e abbiamo voluto portare in noi la storia ai bambini in modo che inizino a conoscere un po' di più, magari, la loro città e i personaggi fondamentali di questa, di questa città. E in questo laboratorio abbiamo messo insieme la manualità, quindi la manipolazione della plastilina, lo sviluppo della creatività, la progettazione, insieme alla tecnica cinematografica dello stop motion che si fa attraverso tantissime fotografie. Insomma, la Sardegna, la nostra, movimentata e perimetrata da immagini e suoni e storie. Storie, immagini e suoni di una terra unica. E il fine settimana a Sinnai sarà dedicato all'arte, la cultura e la tradizione per una manifestazione organizzata dalla Proloco Locale insieme all'amministrazione. Un fine settimana all'insegna dell'artigianato, dell'arte e della cultura a Sinai, la proloco della cittadina agricola alle porte del capoluogo, infatti organizzato per il terzo anno consecutivo insieme all'amministrazione comunale. Una manifestazione che ha l'intento di far conoscere al grande pubblico tradizioni, saperi, antichi mestieri di un paese che ha saputo conservare nel tempo la sua identità. Tre giorni di mostre, laboratori, visite guidate e seminari, un calendario denso di appuntamenti. Si inizia con il laboratorio dedicato a subistocude e caffè, un dolce che tradizionalmente viene servito dopo un lauto pranzo o in occasioni di visite. La sua tipicità è stata persino riconosciuta con l'inserimento nel PAT, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Un posto d'onore avranno i cestini su Strejju de Venu, poiché quelli di Sinai sono tra i più ricercati dell'isola per la bellezza dei loro intrecci. Sono così preziosi i cestini di Sinai che esistono veri e propri piccoli musei anche in case private dove vengono conservati ed esposti appesi alle pareti. Per l'occasione in questo fine settimana alcune di queste abitazioni verranno aperte e saranno visitabili non solo per ammirare la cestineria, ma anche per assistere a laboratori e dimostrazioni pratiche. Sarà visitabile anche la casa Anedda di via Oristano che ospiterà la collezione privata di costumi Gigi Fricau con un angolo riservato agli scialli. Domenica la manifestazione si chiuderà con la visita alla Casa Froria e Anedda, la degustazione del subistocco e caffè e l'esibizione dei tenore di Orgosolo. Altre esposizioni saranno presenti lungo le vie in centri culturali. Al di là dei singoli eventi, Sinnai merita una gita fuori porta. Il centro agricolo ha conservato per la maggior parte il suo aspetto architettonico originale. Case campidanesi con lolle fiorite chiuse da portali finemente decorati. Spazi urbani con piazze e vie strette tra le quali sarà un piacere fare una passeggiata. Ed ora la cartolina di Maurizio Melis ci porta oggi a Sant'Antioco e alle sue origini. I finici scelsero l'isola di Sant'Antioco per fondare nell'VIII secolo a.C. la loro prima città sarda, Sulchi. Da cui deriva il nome del territorio sudoccidentale dell'isola. La città conserva tutt'oggi testimonianze archeologiche di tutte le culture che qui si sono succedute. Tra queste spiccano il Toffet di età fenicio punico e la necropoli punica. Sulchi rappresenta la città più antica non solo della Sardegna ma d'Italia. Il ritrovamento di un'antica anfora, una ceramica fenicia datata addirittura all'800 a.C. testimonia infatti che il sito era già frequentato in epoca in cui, invece, in Italia non c'erano altri centri abitati. Il Toffet, necropoli santuario dove venivano sepolti bambini nati già morti o defunti poco dopo la nascita, si trova nell'estrema periferia dell'abitato, ai piedi di una roccia trachittica. La necropoli punica è ritenuta una delle più importanti del Mediterraneo per estensione e tipologie. Una parte delle tombe ipogeiche furono unite con l'apertura di passaggi nelle pareti in comune. Si tratta dell'unico caso di presenza di catacombe in Sardegna. io vi ringrazio per averci seguito e vi invito a scriverci o a mandarci i vostri filmati di viaggio ai nostri indirizzi web. Buona serata a tutti.